Alla prima udienza generale del nuovo anno, il Papa si è soffermato sull'atto penitenziale e ha esortato tutti a riconoscere i propri peccati e a chiedere perdono. Il peccato, dice, è trasversale perché taglia il rapporto sia con Dio sia con i fratelli. Allora andiamo ad ascoltare le parole del Papa in questo stralcio tratto proprio dall'udienza di questa mattina. Riprendendo le catechesi sulla celebrazione eucaristica, consideriamo oggi nel contesto dei riti di introduzione l'atto penitenziale. Nella sua sobrietà, esso favorisce l'atteggiamento con cui disporsi a celebrare degnamente i santi misteri, ossia riconoscendo davanti a Dio e ai fratelli i nostri peccati, riconoscendo che siamo peccatori. L'invito del sacerdote, infatti, è rivolto a tutta la comunità in preghiera perché tutti siamo peccatori. Che cosa può donare il Signore a chi ha già il cuore pieno di sé, del proprio successo? Nulla, perché il presuntuoso è incapace di ricevere perdono, sazio com'è della sua presunta giustizia. Pensiamo alla parabola del fariseo e del pubblicano, dove soltanto il secondo, il pubblicano, torna a casa giustificato, cioè perdonato. Chi è consapevole delle proprie miserie e abbassa gli occhi con umiltà, sente posarsi su di sé lo sguardo misericordioso di Dio. Sappiamo per esperienza che solo chi sa riconoscere gli sbagli e chiedere scusa riceve la comprensione e i perdoni degli altri. Ascoltare in silenzio la voce della coscienza permette di riconoscere che i nostri pensieri sono distanti dai pensieri divini, che le nostre parole e le nostre azioni sono spesso mondane, guidate cioè da scelte contrarie al Vangelo. Perciò all'inizio della messa compiamo comunitariamente l'atto penitenziale. Ciascuno confessa a Dio e ai fratelli di avere molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Sì, anche omissioni, ossia di aver tralasciato di fare il bene che avrei potuto fare. Spesso ci sentiamo bravi perché, diciamo, non ho fatto male a nessuno. In realtà non basta non fare del male al prossimo. Occorre scegliere di fare il bene, cogliendo le occasioni per dare una buona testimonianza che siamo discepoli di Gesù.